Mi piace questo cappello, abbinato con il suo cappotto nero mi dà un aspetto molto da personaggio uscito da un noir, ma oggi vi beccate la t-shirtazza insieme al cappello, che è l'unica cosa in tema con questo Il richiamo del cuculo di Robert Galbraith alias J.K. Rowling. E c'è da dire che questo, il grande problema, è il portare qualcosa di nuovo senza cambiare. Cambiare e attirarsi le inimicizie di quelli che erano affezionati al vecchio te, o non cambiare e attirarsi le inimicizie di quelli che ti accusano di far sempre tutto uguale. È estremamente difficile portare qualcosa di nuovo rimanendo però sempre gli stessi. È davvero una cosa molto complicata. E qualcuno potrebbe dire, ma io quando leggo un romanzo di George Martin mi aspetto sempre Il Trono di Spade, no? A Song of Fire and Ice e così via, che Il Trono di Spade in realtà è il nome della serie TV, non della serie dei romanzi. E ci sta, perché tu l'hai conosciuto con quella particolare opera e quindi ti aspetti che quell'opera sia rappresentativa di tutta l'opera, dell'opera omnia di quel dato autore. Ma al contempo, leggendo magari lo stesso autore per un po' di anni, o a distanza di anni, ma George Martin è sempre la stessa roba. E allora tutti non li si può far contenti. Sono pochissimi gli autori che riescono a portare un romanzo nuovo senza stufare, ma senza distaccarsi abbastanza dal suo romanzo originale o dalla serie di romanzi, da non stufare e al contempo da non essere semplicemente un'ombra di se stessi o un riflesso di se stessi nel migliore dei casi. Quindi io capisco che quando uno vuole scrivere qualcosa di nuovo gli piace sperimentare. Io stesso, come scrittore, termine altisonante per definire qualcuno che scrive, poi la differenza tra me e la Rowling è la stessa differenza che c'è tra uno scarafaggio e il Tyrannosaurus Rex, però avete capito, io capisco perfettamente la volontà di sperimentare, la volontà di cambiare, la volontà di provare una cosa nuova, di provarla a prendere da un altro lato, da un'altra prospettiva, di usare un altro punto di vista, di usare un altro stile, di scrivere un nuovo genere. Quindi inevitabilmente quello che viene fuori è un prodotto pericoloso, particolarmente se sei un autore famoso e tutti si aspettano che tu sia la copia di te stesso, in particolare del tuo romanzo più famoso. E la Rowling può o scrivere Harry Potter per tutta la vita e scrivere magari di Harry Potter nella sua vita adulta o dei figli di Harry Potter che vanno a Hogwarts, oppure se vuole continuare a scrivere, non vedo perché non dovrebbe continuare a scrivere se le piace scrivere, se ha la pulsione dello scrivere, se non ha niente di meglio da fare che scrivere. E capisco perché si è messa a scrivere dopo il fantasy dei romanzi come Il Seggio Vacante, che ho recensito qua, e Il Richiamo del Cuculo, che è un giallo, no? O come direbbero all'estero, perché il giallo è una roba italiana, un noir, che, premetto, come è chiaro che mi segue da tempo, non è il mio genere. Non è per niente il mio genere, però ero curioso. L'ho preso sull'onda dell'emotività dopo aver preso il nuovo romanzo di King. Per chi l'avesse visto la recensione, no, di Fairy Tale di Stephen King, la trovate qua sopra, l'ho preordinato, mi è arrivato il giorno della sua pubblicazione, l'ho letto in tre giorni e mezzo, qualcosa del genere, ho fatto subito la recensione e lunedì dopo è uscito il video. Ed è andato molto bene il video, e allora mi sono detto, vabbè, invece di portare sempre fantascienza o cose di nicchia che piacciono solo a me o piacciono a me e a pochi altri stronzi, potrei ogni tanto leggere qualcosa di un autore famoso, no? Per dare un po' di linfa al canale e tutto. Vediamo un po' che cosa sta per uscire di nuovo. Ah, un nuovo romanzo della serie di Cormoran Strike, tipo il quarto o il quinto. Bene, ma io il primo non l'ho letto. E allora l'ho preso all'incredibile costo di 5 euro, come vedete, cioè quasi 6, 5,90 euro, siamo specifici, siamo precisi. Me lo sono letto e devo dire, come ho detto nel video sull'Ikabog, sempre della Rowling qua sopra, lei fa fatica a partire, perché le prime pagine del romanzo sono veramente un dito nel posteriore. Proprio il modo in cui è scritto,
La doppia aggettivazione forsennata, descrizioni lunghissime di cose inutili, questa caratterizzazione a volte un po' eccessiva dei personaggi, il soffermarsi su dettagli superflui che tra l'altro hanno creato quello che è un giallo di più di 500 pagine. Al giorno d'oggi i romanzi molto lunghi vanno di moda, però c'è da dire, Claudio, che trovate sul mio gruppo Telegram, che ha fatto anche un video qua sul mio canale, che è in tutte le mie live, confermerà, i gialli più belli sono corti. È vero, Claudio? Giusto? Sono più corti. Ma perché? Perché per esprimere un concetto, per mettere giù un'idea, non è necessario scrivere un mattone. Al giorno d'oggi i libri si vendono un tanto al chilo. Veramente, manco in libreria ci fosse una bilancia, no? Ah, è 3,5, lascio o taglio la prefazione? No, e non è necessario. 10 piccoli indiani di Agatha Christie, uno dei libri più venduti nella storia dell'umanità. Se vedete il mio short di curiosità in cui ne ho parlato, sui libri più venduti al mondo, è corto. Oh! La videocamera è passata dal 40% a scarica, me lo sta per mettere in quel posto, vediamo se dura fino alla fine del video. È corto, i libri gialli che mi è capitato di leggere sono tutti medio corti comunque, o comunque di media lunghezza. 500 pagine, 600 pagine, 700 pagine, cioè, è troppo, e soprattutto è troppo nel momento in cui la ragione di questa troppezza è la fiera dell'inutile, cosa per cui ho criticato aspramente King anche in Fairy Tail, ma anche per altri suoi romanzi. Andando avanti, sempre come dicevo nel video sull'Ichabod, il romanzo si ripiglia, si comincia ad avere una consapevolezza dei personaggi, una consapevolezza della storia, lo sviluppo, devo dire, la Rowling, quando ci si mette comunque, sa come scrivere, ok? Perché anche il Maialino di Natale, su cui ho avuto da dire, è molto scorrevole, e Il seggio vacante, che è anche un bel romanzo, è molto scorrevole. Ok, quindi il romanzo si legge, che è una meraviglia, ti affezioni immediatamente ai personaggi per la loro caratterizzazione, i dialoghi sono assolutamente credibili, sembrano persone reali, come potrebbero essere le persone in una buona serie televisiva noir, ok? Con tutti i loro piccoli drammi, con le loro caratteristiche particolari, con tutta una serie di elementi che ti portano a volerli bene, a immedesimarti in loro e a tifare in un certo senso per loro, perché poi la caratterizzazione è sempre estrema, no? Il personaggio piccolo con gli occhiali spessi, i denti sporgenti, e poi che capisci, il personaggio grande, grosso, con questi capelli indomabili, la pancia, sono tutti personaggi veramente molto stereotipati, ma con tempo sono persone che nella vita di tutti i giorni noi incontriamo di continuo. Quindi ci sta, e la storia non è male. Io di nuovo non sono un esperto di gialli, quindi io non sono in grado di dire se sia un buon giallo, ok? Proprio a livello di genere, a livello di indagine, di indizi, di retropensiero, di tutto quello che volete. Però è un libro che leggendolo mi ha svelato man mano delle deduzioni del suo protagonista, e ha messo insieme dei tasselli che qua e là nel libro io avevo letto e ricordavo, ed erano tasselli privi di importanza lì per lì, e improvvisamente sono diventati importanti, che credo siano la caratteristica fondamentale del genere, che ho piacevolmente scoperto, che era successo questo, era successo quello, questo aveva detto questo, ma era una bugia perché in realtà era successo quell'altro che, e così via. E il colpevole, devo dire che io un po' l'avevo sospettato già da un bel pezzo, ma senza nessuna prova, proprio così a sentimento, il colpevole non è neanche così scontato, e la chiusura del romanzo anche quella è niente affatto scontata, secondo me. Quindi ci sta, non è male, si legge piacevolmente, non è un romanzo memorabile, e per quanto mi riguarda, un po' per tutto quello che ho detto, un po' perché non è il mio genere, di nuovo, io dubito molto molto seriamente che comprerò mai il secondo volume. Quindi in realtà il mio strepitoso piano per dominare YouTube Italia, anzi BookTube Italia, che noi siamo in 10 persone, di comprare l'ultimo della serie di Cormorant Strike di Robert Galbraith alias J.K. Rowling è miseramente naufragato, perché mi è bastato leggere il primo, e leggerne altri due o tre soltanto per poter leggere il quarto e fare magari 1000 views sul video invece che le solite 300-400, sapete che cosa? Non ne vale la pena, anche perché se avete visto il mio video quanti e quali libri ho letto nel 2022, vedrete che quest'anno io mi sono posto come obiettivo di leggere soltanto libri
belli, che tu non puoi saperlo con certezza da prima, ma sono sempre stato piuttosto attento. L'anno scorso ne ho letti talmente tanti che la metà erano una schifezza tremenda, quindi non c'ho voglia di obbligarmi, ok? Ho già lì dei romanzi che mi sono scelto, me li leggerò e quindi è stata un'esperienza piacevole, mi ha intrattenuto, abbiamo passato del tempo insieme perché sono più di 500 pagine, ma per quanto mi riguarda Robert Galbraith muore con il richiamo del cuculo, che tra l'altro si capisce il senso del titolo solo alla fine, che non è male, che non è male. Peccato appunto per la questione del fatto che la Rowling c'ha sempre qualche difficoltà a carburare, che uno comunque ha delle aspettative, porca miseria non riesco a infilare il libro, ha delle aspettative di un certo tipo da un'autrice così, così famosa e così importante e così via. Poi un sacco di gente è assolutamente prevenuta sulla Rowling e non riuscivo a mettere il libro dentro, ritiene che la sua fama sia immeritata, che il successo di Harry Potter sia stato un fenomeno assolutamente sproporzionato e che lei come scrittrice non valga nulla. È un'opinione che io posso rispettare alla luce di alcuni fatti ed elementi, ma che non mi sento di appoggiare. Secondo me la Rowling è una discreta scrittrice che può avere dei picchi di buona scrittrice e che semplicemente non ha mai studiato, ma non perché non ha seguito un corso o non è andata a scuola di scrittura creativa o che so io, no? Perché semplicemente è uscita per caso alla ribalta con un romanzo particolare come Harry Potter e la pietra filosofale e poi si è trovata talmente famosa e talmente anche desiderosa evidentemente di continuare a scrivere che ha provato un po' di tutto, ma con la sregolatezza di una persona famosa che prende delle decisioni arbitrarie e probabilmente nessuno se la sente di dirle di no, perché se avesse avuto dei veri amici che si fossero opposti o le avessero probabilmente non dato dei suggerimenti, e questi amici dovevano essere per forza agenti letterari o responsabili di case editrici o cose del genere, e forse i romanzi che sono usciti suoi dopo Harry Potter sarebbero stati un po' diversi. Invece qua probabilmente lei ha in buona parte dei casi mano libera di fare un po' quello che le pare, ma questo è un pericolo, perché anche il migliore degli scrittori è comunque con il paraocchi quando scrive la sua cosa e ha bisogno di un contesto esterno che lo aiuti a capire delle cose che nel momento in cui gli vengono fatte notare appaiono immediatamente evidenti anche a lui, ve lo dico per esperienza personale, ma fino a quel momento non ti era neanche passato per la testa, te che hai scritto quella storia, che ci fosse quel problema o quella discrepanza o quell'incongruenza o qualcosa. La Rowling probabilmente è a briglia sciolta e boh, chissà che cosa farà in futuro. Non leggerò più nulla di Cormoran Strike e sinceramente se la Rowling in futuro pubblicherà un altro fantasy, tipo il Maialino di Natale o l'Ichabod, non penso che spenderò i miei soldi e il mio tempo per leggerli, per le ragioni che potete vedere nelle due recensioni che ne parlano. La videocamera mi dice che è morta da 10 minuti ma non si è ancora spenta, vabbè, meglio così. Però se ne uscisse con una nuova cosa che è fuori da Cormoran Strike, che non è un fantasy tipo Il Seggio Vacante, sicuramente una chance gliela darei. Detto questo, vi ringrazio di avermi seguito fin qui. Mi rendo conto di aver parlato molto poco del romanzo, ma vi ho dato molto contesto a quello che è questo romanzo e delle ragioni per cui leggerlo può o meno essere interessante. A voi la scelta, il link è qua sotto in descrizione per acquistarlo insieme al link al mio Linktree, ci cliccate, vi esce una paginata con i tasti, il mio Goodreads, il mio canale Telegram, la mia wishlist su Amazon, i miei libri da acquistare e leggere, è tutto qua sotto. Quindi di nuovo vi ringrazio di avermi seguito fin qui e vi ricordo che noi ci vediamo mercoledì con uno short di curiosità sul mondo della narrativa, della scrittura, eccetera eccetera, e per il resto noi ci vediamo con un nuovo video su questo canale lunedì prossimo alle 15 puntuali.